Bentrovati, bentrovate sul canale Experien Tarot. Oggi parliamo di Minchiate Fiorentine. Avevo già fatto un video su un'edizione di Minchiate Fiorentine molto vecchia del 1980 della Solleone edizione. Oggi vediamo questa edizione molto recente della De Vecchia edizione di Laura Tuan, Minchiate Fiorentine. Come dicevo, questa edizione di queste carte è a cura di Laura Tuan, una studiosa che ha fatto numerose altre edizioni di carte, sibille, un famosissimo libro che si chiama Il linguaggio segreto dei tarocchi, e ha curato questa edizione di Minchiate per la De Vecchi. Il libricino, dal mio punto di vista, è fatto molto bene. Ci sono spiegate l'origine delle carte di queste minchiate, poi carta per carta il significato. Le minchiate sono un mazzo di carte molto sostanzioso, diciamo, perché sono 97 carte e contengono, diciamo, oltre ai cosiddetti trionfi o arcani, anche le virtù cardinali e teologali, i simboli relativi agli elementi naturali, i simboli degli astri celesti, i segni zodiacali e poi gli arcani numerali e le carte di corte. Quindi un mazzo molto ricco. Devo dire che secondo me con queste edizioni Laura Tuan e la De Vecchi hanno fatto centro. Una bellissima edizione con delle carte molto grandi, vedete, con questo retro molto, molto bello, in effetto marmorizzato, e con una plasticatura piuttosto robusta. La carta sembra piuttosto robusta, quindi devo dire che mi sembra veramente un bel mazzo di tarocchi. Un altro vantaggio di queste carte, secondo me, è diciamo la pulizia del tratto dei colori e il nome del cartiglio sotto, in modo che possa essere riconosciuta subito la carta, perché effettivamente, per chi non è avvezzo a usare questo mazzo e utilizza il mazzo di tarocchi, effettivamente non è un mazzo di facile decodifica e interpretazione. Vediamo rapidamente le carte. Qui abbiamo visto il papino, che sarebbe un'interpretazione del bagatto. Al posto della papessa abbiamo il granduca, al posto dell'imperatrice l'imperatore d'occidente, e poi abbiamo l'imperatore d'oriente come 4. Ovviamente qui avevamo già parlato anche nell'altro video, la numerazione delle minchiate non segue la numerazione tradizionale dei tarocchi. Qui abbiamo gli amanti, temperanza, forza, giustizia, la ruota della fortuna, il carro, l'eremita. Vedete qui molto bello con questa iconografia in cui c'è sia il simbolo del tempo che anche in questo caso, anziché il bastone, le stampelle, quindi dà l'idea un pochino più di stanchezza. Poi abbiamo il nostro appeso, che si chiama l'impiccato, la morte rivolta con il cavallo verso sinistra, il diavolo, la casa del diavolo. Mentre le scorro, vedete che i disegni sono molto belli, anche perché appunto, essendo molto grandi, sono ben visibili, e inoltre anche i tratti sono puliti, e ripeto, il fatto di avere subito sotto il nome della carta nel cartiglio ci aiuta un po' a orientarci sulle carte, anche perché per esempio qui nelle virtù vedete la speranza, la prudenza, la fede e la carità. Se uno non ha ben presente l'iconografia si può probabilmente un pochino confondere. Finita questa parte, diciamo, dei trionfi e delle virtù, cominciano gli elementi naturali. Qui vediamo il fuoco, vedete, bellissimo, con questo animale qui dentro, l'acqua con questa nave, la terra e poi l'aria. Arriviamo ai segni zodiacali, anche questi secondo me veramente bellissimi in questo mazzo di tarocchi a livello iconografico. Abbiamo la bilancia, la vergine, lo scorpione, l'ariete, il capricorno, il nostro sagittario, il cancro, i pesci, l'acquario, il leone, il toro. E poi sotto, scusate, c'erano i gemelli. Queste sono nuovissime, quindi sono ancora un po' tendono ad attaccarsi tra di loro. Abbiamo poi gli elementi celesti, la stella, bellissimo, vedete, con la stella sopra, questo cavaliere che ha questa sorta di coppa in mano, la luna, il sole e
il mondo. E come ultima carta finale, diciamo, di questo gruppo abbiamo le trombe, il giudizio. Quindi assolutamente una diciamo sequenza molto diversa rispetto agli arcani maggiori che conosciamo. E poi abbiamo il matto, che come vedete qui è trattato anche qui in maniera iconografica differente rispetto ai tarocchi. Abbiamo poi gli arcani numerali e le carte di corte dei quattro semi. Le scorro rapidamente, sono bellissime anche queste, vedete, con anche in alcune carte dei disegni all'interno del cartiglio, questi bastoni molto colorati, molto belli. Qui non ci sono i numeri, ma insomma contando è facilmente riconoscibile il numero di riferimento. Poi abbiamo appunto le carte di corte, vedete qui il fante di bastoni, i cavalieri che sono sempre rappresentati con questo, diciamo, incrocio tra animale e uomo, in questo caso abbiamo lo scudo e il bastone, la regina e il re. Vediamo rapidamente anche le spade, l'asso di spade, il 2, il 3, il 4, vedete qui anche questi bellissimi animali a corredo, qui abbiamo un animale che sembra essere un unicorno, il 5, il 6 e così via. Le scorro rapidamente, qui abbiamo un bellissimo riccio. Qui le carte di corte, il fante, vedete il cavaliere sempre a mezza figura tra animale e uomo, la regina e il re. Vediamo le carte di coppe, l'asso di coppe, guardate, bellissimo questa coppa che è quasi una giara con sopra la corona, il 2, il 3 con appunto animali che ogni tanto spuntano, qui ad esempio nel 4 abbiamo questa bellissima scimmia che si specchia, il 5, il 6, 7, 8, 9 e 10. E poi le carte di corte, il fante che qui appunto è più, quasi sembra una figura femminile, il nostro cavaliere, la regina e poi il nostro re. Vedete, ci sono anche leggere sfumature di colore differenti sul fondo nelle carte, questo secondo me le rende molto affascinanti e dà anche questo effetto di antichità, antichizzato. Proseguiamo e concludiamo con i denari, l'asso, vedete, molto bello con questo disegno, la moneta è sopra la corona, il 2, il 3, il 4 con queste monete stampate con vari volti di figure femminili e maschili che le rendono veramente molto molto affascinanti. E le ultime carte di corte, il fante, il cavaliere, la regina e il nostro re. Dunque, direi in conclusione veramente un bellissimo mazzo di carte, curato nella realizzazione con un cartoncino molto spesso, di dimensioni molto grandi, con colori molto accesi che si fanno notare, con il nome nel cartiglio subito visibile e con un retro veramente molto affascinante con questo aspetto marmorizzato. Vi ricordo che abbiamo visto Le minchiate fiorentine, l'edizione della De Vecchi a cura di Laura Tuan. Vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video.